Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo, esprimiamo soddisfazione per l'avvenuta calendarizzazione oggi in aula del provvedimento, recito solo il titolo breve, di revisione del modello di forze armate, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Quindi esprimiamo soddisfazione per il dibattito di oggi e per l'approvazione, ci auguriamo, e soprattutto prima di questo voglio esprimere la soddisfazione per il lavoro svolto anche alla Camera, prima che al Senato, nella Commissione Difesa, dal gruppo di Fratelli d'Italia che già dall'inizio di questa legislatura ha lavorato per una modifica della legge 244 del 2012 e poi il gruppo ha lavorato a livello trasversale con gli altri gruppi politici per arrivare appunto a un testo unico, alla proposta di legge di modifica che anche noi oggi discutiamo. Quindi evidentemente, e lo sottolineo, un clima costruttivo sia nelle commissioni sia alla Camera che al Senato intorno a questo importante, fondamentale provvedimento. Io direi che non è stato né facile né difficile. Io direi che è stato necessario ed utile. Per chi? Per che cosa? Beh, evidentemente per un obiettivo comune, per il benessere dei militari delle nostre forze armate, per una maggiore funzionalità delle stesse e io direi per una maggiore dignità e un riconoscimento del valore e dell'impegno delle nostre forze armate. È evidente, non ho difficoltà a dirlo, che ognuno di noi ha rinunciato a qualcosa. Noi stessi abbiamo ritirato numerosi emendamenti, lo abbiamo fatto perché non potevamo perdere l'occasione di far approvare la riforma entro la scadenza della legislatura. E evidentemente nell'aspetto programmatico abbiamo anche sottoscritto l'ordine del giorno che vede a prima firma il collega Gasparri, che è un po' un'agenda condivisa ma che poi è stato sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari. Questo perché? Perché la riforma è una riforma fondamentale, va a incidere sulla legge, come dicevamo, 244-2012, ovvero una legge che prevedeva una riduzione degli organici per creare un modello professionale che in linea di principio naturalmente è condivisibile, ma poi esiste la realtà, esistono gli effetti dell'applicazione, esiste la vita nelle caserme, chi ci è stato in visita o chi come me per esempio ci ha anche prestato servizio sa che cos'è la vita nelle caserme, cioè la vita quotidiana di chi indossa una divisa. Ed è evidente a tutti coloro che se ne siano interessati che già si vedevano gli effetti negativi della legge 244. Si vedevano, attenzione, subito, intanto in un risparmio che non c'è stato, ma si vedevano soprattutto nell'invecchiamento degli organici, che è di una operatività limitata dalle ristrettezze che cozzava contro invece una crescente capacità, specializzazione, formazione delle nostre forze armate operanti sia in patria che all'estero, a livello internazionale. Su questo apro una piccola parentesi, perché anche a livello internazionale, cari colleghi, dove ci guadagniamo, attenzione, l'apprezzamento di tutti per come lavoriamo nelle nostre missioni di pace, nelle nostre missioni internazionali di cooperazione civile e militare, solo nell'anno 2002, l'anno in corso, noi abbiamo 44 missioni internazionali e 7.598 unità impegnate. E allora come si fa? Come si pensa di attuare un taglio, sia pure progressivo, di organico di fronte alle necessità crescenti, di fronte agli impegni internazionali crescenti, di fronte anche alle emergenze? Non è possibile togliere risorse e ridurre
l'organico. Io penso che nessun settore potrebbe mai sopportare una riduzione di 40.000 persone, perché i dati previsti erano questi, ovvero di passare da 190.000 effettivi a 150.000, oltre il taglio poi dei civili. Ripeto, nessun settore potrebbe sopportare un taglio di organico di 40.000 unità, rispondendo al tempo stesso a ogni esigenza, a ogni servizio, a ogni, lo sottolineo, emergenza crescente fino alla pandemia da Covid. E allora l'invecchiamento del personale, la carenza di organico e la necessità di intervenire. Noi, attenzione colleghi, noi oggi togliamo un cappio al collo rispetto alle nostre forze armate, perché tale mi permetto di definire la legge 244. È evidente però che questo è solo un passo. È solo un passo e un punto di partenza. Noi dobbiamo continuare a occuparci delle forze armate, dobbiamo continuare ad occuparci seriamente dei temi della difesa e della sicurezza, che sono cruciali e che sono centrali per la geopolitica e per gli interessi nazionali. Anche il mio collega Urso, nella dichiarazione di voto precedente, ha sottolineato e articolato che cosa significa oggi impegnarsi per la sicurezza internazionale, per la pace internazionale. Non è solo una questione di deterrenza, sia pure importante, è qualcosa di più, è politica strategica e militare, è stabilità da garantire a livello internazionale mentre si dilata la minaccia alla sicurezza collettiva, mentre alle minacce tradizionali si aggiungono quelle della guerra ibrida, e allora ai domini classici di terra, aria, mare si aggiungono quelli nuovi, nuovissimi del cyber, dello spazio, della sfida tecnologica, insomma veramente un universo da fronteggiare rispetto al quale noi dobbiamo essere attrezzati. E come ricordava il mio collega Urso, lo dico a chi ha avuto alcuni ripensamenti, non voglio fare polemica oggi, però la memoria è memoria. Dobbiamo rispettare gli impegni internazionali presi del 2% del PIR per le spese della difesa militare, e quando noi lo abbiamo ricordato abbiamo creato un contraccolpo nella maggioranza uscente. Allora però bisogna essere poi coerenti, non si può pensare, come dire, di tagliare le risorse o di non raggiungere gli obiettivi e poi pretendere il massimo dalle nostre forze armate. Ma torniamo al tema. Le nostre forze armate, patrimonio, istituzione, simbolo, valore e realtà operativa in patria e a livello internazionale, garanzia, come dicevamo, di pace e di sicurezza. E vedete perché ancora è importante questa riforma. Voglio soltanto sottolineare un passaggio. Intanto questa riforma dice basta al precariato militare. Noi in questo sistema che si introduce della ferma dei volontari in ferma prefissata, durante il primo servizio, il tempo, chi è che lo chiede? Il tempo c'è l'orologio, non c'è bisogno. Durante il primo servizio di 3 anni si potrà accedere con un concorso alla successiva ferma prefissata di 3 anni con un transito in servizio permanente. Quindi significa dichiarare finalmente guerra al precariato, significa migliorare le condizioni di trattamento economico e anche lo stato giuridico di chi veste la difesa. Basta al precariato nelle forze armate. Quando il precariato diventa stabile e diventa a tempo indeterminato, vuol dire che qualcosa non è andato e non va. E allora ecco, mi avvio a concludere. Oggi il Parlamento si riappropria anche, lo voglio dire perché è importante, di un suo ruolo e di una sua funzione. Anche questo accordo che abbiamo raggiunto lo abbiamo fatto per un obiettivo superiore e comune. In nome delle forze militari, delle forze armate di questo paese, dicevo, un obiettivo superiore, un interesse comune superiore, un interesse nazionale che noi chiamiamo patria. Grazie.